Video prodotti finiti dei mesi di aprile-maggio, anche se c'è qualche prodotto che ho finito a marzo. E sostanzialmente è il Parodontax, quindi ne abbiamo due scatole perché più o meno una me ne dura 2 mesi. E lo utilizziamo e lo ricompriamo spesso perché comunque con questo ci troviamo bene, anche se ha un profumo piuttosto mentolato, che a me non è che tanto vada a genio, però tutte e due in casa ci troviamo appunto bene nell'utilizzarlo. L'inci non è nemmeno malvagio, quindi poi nel frattempo dovreste già vederlo. E poi ho finito sicuramente le salviette struccanti e ne ho di due tipi. Una sono una confezione, quella della Fria, proprio classica. Questa era con effetto idratante, con bisabolol e vitamina E. Semplicissime, non sono tutta questa cosa efficace. Le utilizzo quando veramente sono truccata poco, quando voglio comunque come primo step togliermi immediatamente il trucco e risciacquarmi. Poi successivamente, dopo cena, proseguo con le vere e proprie operazioni di rimozione del trucco. Ma appena ritorno a casa ho proprio la necessità di togliermi quello che ho, anche se magari sono le 5 o le 6 del pomeriggio, perché una volta che ho finito di relazionarmi quantomeno con il pubblico, non dico di lavorare, ma quantomeno di relazionarmi con il pubblico, preferisco tranquillamente subito togliermi ogni residuo di trucco, visto che un po' con il caldo, un po' per la mia pelle che non lo sopporta più, ecco, vuole respirare prima, vuole comunque liberarsene prima del trucco. E invece l'altra confezione è una marca dove non c'è acqua, non la conoscevo, credo di averla presa ad uno splendido splendenti delle mie zone, che è tipo acquasapone, però un pochino meno di qualità. E cioè, nel senso che c'è meno scelta, però comunque splendide splendenti, è una catena dalle mie parti piuttosto rinomata anche per prezzi convenienti e per prodotti comunque normali, prodotti che vengono venduti ovunque. Allora, questa è quindi la confezione, erano 72 pezzi ed erano in promozione. Il problema è che erano completamente secche, quindi mi è venuto il dubbio che in realtà, anziché essere in promozione, potesse essere un'offerta smaltisci roba, e quindi erano completamente o quasi prive del prodotto. Perciò ho dovuto io praticamente rinfrescarle, rinvenirle con un po' di acqua micellare, e alla fine la utilizzavo non come salviette che levano il trucco, ma semplicemente come supporto su cui inserire l'acqua micellare e poi lasciarla in posa per le operazioni dello struccaggio. Poi ho finito una confezione di questo detergente intimo, che è il Neutromed 4.5 come pH. Questo lo prendo, lo ricompro spesso. Avevo utilizzato quello antibatterico, ma quello serviva soltanto in particolari condizioni, cioè quando si hanno delle irritazioni, oppure subito dopo il ciclo, oppure in periodo di, per esempio, di caldo, dove ci possono essere potenziali rischi di infezioni o di irritazioni. Ma utilizzandolo spesso e costantemente, almeno su di me, sviluppavo odori non particolarmente piacevoli, quindi questo è molto meglio. Il 4.5 mi sono trovata bene, lo compro e lo ricompro spesso. Poi ho finito questa qua della L'Oreal, la Revita Lift, che ho soltanto come scatolina, perché la crema mi si è disintegrata in bagno. In realtà era praticamente quasi finita, quindi fortunatamente sono riuscita comunque ad utilizzarne al 99%, e ho già un'idea piuttosto precisa di come funzionasse questa crema su di me. È una crema anti-età, anti-rughe, e credo che vada bene, sì, 40-50, quindi questa era la fascia di età. Io ne ho 38, però ho pensato
detto va bene, andiamo avanti, tanto c'è 38 è sinonimo, è molto vicino ai 40. Allora, questo è una buona base per il trucco, senza dubbio, ma è una crema comunque piuttosto consistente come spessore, non come spessore, consistente in termini di quantità di agenti idratanti, che credo siano anche siliconici, ma infatti c'è anche il parafilm liquido, quindi di che cosa stiamo parlando, che in effetti fanno proprio uno strato piuttosto spesso e consistente di crema, però si asciuga in maniera un po' più agevole rispetto a quella precedente che avevo utilizzato e che dovrebbe comparirvi da questa parte o da questa. Non lo so, insomma, dovrebbe comparirvi il video in cui parlavo della crema della Clinique, che era proprio una cold cream, cioè pensata per, che ne so, climi particolarmente rigidi e invernali, non certo quelli che si respirano da me in inverno, essendo io un abitante del nord Italia. E quindi anche questa si asciugava con un poco di difficoltà, ma non era una crema così spessa, ma mi lasciava comunque una sensazione di appiccicaticcio, almeno per i primi 15-20 minuti. Una volta che però si asciugava, perfetta per procedere poi con le operazioni del trucco, perché non si sovrapponeva in maniera, diciamo, fastidiosa. Alcune creme si vedeva che non si fondevano bene, per esempio con il fondotinta su di me. Se devo dire pure che fondotinta non ne sto utilizzando praticamente quasi per niente, però anche quel minimo di correttore che utilizzo non va comunque appunto a creare delle zone più spesse, o comunque va a fondersi piuttosto bene sulla pelle, però appunto la pelle del viso deve essere piuttosto asciutta, quindi la crema deve essere applicata un po' prima, e questo mi creava a me personalmente un problema, perché non avendo particolarmente tanto tempo di mattina, ma piuttosto i minuti contati, perché ho cambiato ritmo, quindi sto mandando il figlio all'asilo, vado al lavoro, sistemo io casa, ovviamente non ho nessun tipo di aiuto, quindi ho proprio bisogno, con questi ritmi serrati, di sbrigarmi. È vero che tecnicamente mi sveglio alle 6, però faccio tante cose, e perdere troppo tempo con la skin care, soprattutto di mattina, non è l'ideale per me. La sera invece è un qualcosa che vorrei invece ritagliarmi, pur essendo stanchissima, perché vedo che una certa costanza fa soltanto che bene e giova alla mia pelle. Quindi tornando a coppe qui con questa crema, non posso dire che non sia buona, ha fatto anche il suo, nel senso che ho il contorno occhi un po' segnato qua e ho le palpebre un po' cadenti, oltre al fatto che si stanno verificando ovviamente rughe sulle fronte, insomma si sta avvicinando, ripeto, il momento della quarantina, e quindi è tutto nella norma. Credo che qualche cosa abbia anche fatto, non un miglioramento così evidente sulla mia pelle, perché comunque questa alla fine dei conti l'ho utilizzata tra 2 mesi e mezzo, sì, perché più o meno una crema da 50 ml mi dura 2 mesi e mezzo. Però comunque qualcosa l'ha fatta, quindi non sono rimasta scontenta. Il mio problema era la fase di asciugatura, perché effettivamente avevo qualche difficoltà, ma soprattutto si verificava con l'aumentare del caldo, perché ho iniziata che era fine marzo più o meno, e ancora comunque i climi qui sì sono piuttosto caldi, però non abbiamo ancora toccato i 25 gradi, 30 gradi, quindi tutto sommato si asciugava, sì, con un po' di lentezza, ma va bene. Invece adesso che comincia ad essere più calda la situazione, ci sono stati giorni in cui veramente questa crema ributtava sempre roba. Ripeto, non è il massimo dell'INCI, quindi probabilmente credo che siano anche i siliconi qua contenuti, ed ecco perché attualmente sto utilizzando sia per il giorno sia per la sera delle creme che siano siliconi free, perché ho bisogno un poco di spurgare il mio viso da questa guaina. Fortunatamente impurità non se ne stanno creando, non se ne sono create, però comunque è meglio per quello che mi riguarda alternare creme che non abbiano siliconi con quelle forse un po' più sintetica. Poi
Ho finito questo che lo compriamo e finiamo, lo compriamo e lo finiamo. Lo shampoo Neutromed Shampoo Lucentezza, che io sappia uno dei pochi che la Neutromed fa, qui c'è l'inci che dovremmo già vedere, anche se è un poco smangiato, perché questo prodotto ha avuto vari trasferimenti da una doccia all'altra. Comunque per qualche tempo l'ho utilizzata anche io e non mi trovo male, io ho i capelli grassi, però maggiormente lo utilizza mio marito perché shampoo che sono più aggressivi e seccano a lui il cuoio capelluto, si crea molta forfora, diventa poi un circolo vizioso, mentre questo è un prodotto che spesso ricompre, appunto attualmente utilizza soltanto in questo formato, in questa fattezza, cioè questo solo shampoo utilizza proprio perché si trova bene. Gli altri che ha utilizzato per il momento, per esempio quelli della Garnier, sono stati tutti deleteri per lui. Quindi, insomma, senza perdere troppo tempo in tentativi, al momento si ferma su questo. Poi abbiamo finito questo bellissimo boccione di Neutromed, sempre acqua di cocco. Questo è un doccia schiuma o doccia gel. È un bagno schiuma. Mi sembra che avesse una consistenza, sì, trasparente e gelosa, che poi emulsionandosi con l'acqua faceva anche una bella schiuma, ma non alveolata. No, no, una schiuma piuttosto compatta, che se ne andava anche subito in termini di schiumosità, perché ripeto rispetto al video precedente che dovrei aver già registrato e pubblicato, cioè dove parlo di questi prodotti ed è il video di Olti Gotà, che se riesco metto da qualche parte in questo video, appunto facevo riferimento al fatto che ci fosse il sodium lauryl sulfate, che è un diciamo solfato un po' meno aggressivo rispetto al SLS normale, e poi c'è anche un ingrediente che mitiga anche questa azione schiumogena del tensiattivo, quindi ancora di più rende il prodotto meno aggressivo. E dovrebbe essere l'ingrediente in questione la cocamitropopil betaina. Andando comunque al di là di questo, di un qualcosa di tecnico che comunque purtroppo, per quanto io cerchi di informarmi, ancora non sono così ferrata, quindi campo di inci. Andando al di là di tutto questo, da un punto di vista empirico posso sicuramente affermare che già il fatto che non produca troppo schiuma e il fatto che non mi senta di dover immediatamente applicare una crema subito dopo la doccia, vuol dire che il prodotto effettivamente non funziona, va bene, non è troppo aggressivo, e quindi mi sono trovata benissimo. Poi avevo un profumo meraviglioso, era proprio un piacere farsi la doccia con questo prodotto qua. Non perché io sia una fan del cocco, però era molto gradevole, mi piaceva. Rispetto ad altre profumazioni al cocco non mi è sembrata così disturbante, stucchevole, piuttosto invece delicata e piacevolissima. Poi ho finito questo contorno qui, occhi della Delidea. È un prodotto sicuramente eco-bio, certificato Natru, che comunque, se si legge il manifesto degli intenti di questo tipo di certificazione, non si desume che sia una certificazione così stringente, così che ci garantisca, diciamo, proprio il massimo della qualità all'interno degli ingredienti che sono contenuti nei vari prodotti che appunto ricevono questa certificazione. Comunque, sicuramente la maggior parte di tutti questi ingredienti che sono contenuti all'interno di questo contorno occhi sono di origine naturale. Qui c'è l'inci, un inci che riesco anche tra virgolette a decifrare, perché la maggior parte di tutto quello che è qui contenuto sono davvero estratti, burri. Sì, c'è ovviamente la oli e via e vi discorrendo, però comunque lo stiamo già vedendo, perché io poi faccio sempre l'inquadratura specifica. Allora, questo è un prodotto da 10 ml, appunto della Delidea, credo che sia una produzione italiana, infatti made in Italy, quindi sicuramente una linea che ho sentito sempre recensire molto bene. Siccome questo prodotto era venduto nuovo di pacca all'interno di una filiale OVS aperta, io guardo
Allora, aperta a dicembre di questo anno, e quindi sapevo perfettamente. Io sono andata il giorno dell'inaugurazione praticamente di questa filiale, quindi sapevo perfettamente che se avessi preso questi prodotti sarebbero stati ancora intonsi e inattaccati. E infatti c'era il sigillo qua dentro, oltre al fatto che c'era un sigillo qua fuori. Non so se tutti li staccano i sigilli quando poi li mettono in vendita, però fino a che io li ho visti c'era proprio un sigillo qua e un sigillo qua dentro. E questo quindi mi ha assicurato il fatto che comunque fosse assolutamente non toccato da nessuno e presumibilmente si è preso niente da un punto di vista di luci, eccetera, perché, ripeto, sono andata proprio il giorno dell'inaugurazione. Il giorno prima ero pure passata e stavano esponendo ancora la roba abbigliamento, quindi la roba della profumeria, so per certo l'avevano esposta la mattina stessa. Questo per dire che comunque infatti non è un prodotto che mi è andata male, perché poi ho cercato io di conservarlo come po meglio potevo all'interno di casa mia, però in un luogo fresco e asciutto, come effettivamente deve essere conservato un prodotto che contiene sostanzialmente tutte componenti di origine naturale, quindi con pochissimi conservanti, mi suppongo, comunque non quelli ultra atomici, sintetici, previsti, inseriti in altri prodotti appunto tradizionali. Se non che questo qui, questo contorno occhi aveva un profumo minimo, molto leggero, niente di che, perché non dovrebbe, non era previsto per essere profumato. Infatti, ecco qua, non c'è nessuna profumazione. C'è scritto infatti che è dermatologicamente testato anche al nickel, solo ingredienti naturali di derivazione naturali. No OGM pesticidi, profumi e coloranti sono soltanto profumi naturali, non ci sono accessori di formaldeide, quindi ci sono soltanto ingredienti biologici. Ed effettivamente, ripeto, profumi non ce n'erano. C'era un odore non acre, ma un odore di crema che non odorava, non so come spiegare. Fatto sta che dopo un po' di tempo si è sviluppato un odore che non mi piaceva per niente. La consistenza è rimasta la stessa di questo contorno occhi, ma non mi piaceva proprio, era aspro, acre. Io non lo so se a questo punto mi è andata male all'interno dello stipetto del mio bagno, però è anche vero che l'ho utilizzato sempre, o con una certa costanza, lo ripulivo. Avevo sempre cura di ripulirlo, di non far sì che entrasse a contatto con altre sostanze. All'interno dello stipetto del mio bagno c'è anche un'altra crema che tuttora uso, Eco Bio, e che però non si è assolutamente intaccata, perché comunque attualmente sto in una casa che non è troppo umida o così, diciamo, piena di muffe, di spore, eccetera. E la parte in cui io tengo questi prodotti è veramente ben protetta da agenti esterni, pur stando in un bagno. Sarà andata male lo stesso, non lo so. Fatto sta che comunque non mi mancava molto per finirlo, perché almeno un mesetto e mezzo buono l'ho fatto di questo prodotto, però. E non posso pensare, pur essendo la consistenza intaccata, pur essendo il colore assolutamente inalterato, non posso pensare che questo odore è il suo tipico. Questo è con estratti di melograno, ma comunque non ha, non so, assolutamente minimamente di melograno. Ha un sapore di crema da farmacia un po' scaduta, un po' andata male, non so come spiegare. A livello pratico, questo contorno occhi ha fatto comunque pochissimo, nel senso che sicuramente idratava, faceva uno strato sottile, sottile, leggero, leggero, che se ne andava via proprio. È colorata questa crema, perché infatti è pigmentata anche, però molto blandamente. E comunque, una volta che si sfuma il tutto, senza di strascinare, strisciare o trascinare, ma picchiettare, comunque si fondeva immediatamente con la pelle, quindi non colorava nulla, semplicemente è un contorno occhi che serve un po' a sgonfiare le borse e a, diciamo, illuminare le occhiaie, proprio perché all'interno ci sono questi estratti di melograno
che renderebbero appunto tutto drenante la situazione. C'è anche infatti anche la caffeina, tutto appunto volto a sgonfiare il contorno occhi. Quindi, allora, per sgonfiare, io non ho queste necessità, quindi non posso dire che sia efficace in questo senso. Illuminare non illuminava, una cippa. Mi rendeva più idratato sicuramente la zona, questo sì, tant'è vero che scivolava meglio il correttore che poi ci mettevo sopra. E quindi, tutto sommato, da questo punto di vista, non posso dire nulla di che. Però non so, ripeto, se è così delicata la sua formulazione, per cui pur avendo avuto adottato tutte le accortezze del caso, sia andata comunque a male, oppure semplicemente dopo un po' di tempo quella che doveva essere una profumazione neutra assume una profumazione di una crema da farmacia non particolarmente fresca, mettiamola così. Comunque non è un prodotto malvagio e mi sembra anche di non averla pagato nemmeno molto, nemmeno molto. Certo, gli ingredienti qua contenuti non sono pregiatissimi, però se una persona vuole comunque concedersi qualcosa che sia eco bio e che sia comunque privo di determinate sostanze, penso che possa essere dell'idea una marca su cui quantomeno cimentarsi e fare dei tentativi e delle prove. Poi ho finito, io guardo l'ora perché ho anche una scadenza precisa e certe volte guardavo verso quella parte lì perché c'era una signora che stava stendendo i panni e me stava a guardare. La prima volta che ho questa diciamo, impatto con la realtà esterna, perché fino ad ora ho sempre registrato in parti di casa in cui nessuno mi poteva dire nulla. Da quando registro qui c'è sempre qualcuno che si affaccia e la situazione non è tanto bellissima per me, che sembra che parlo da sola e sostanzialmente parlo da sola. Comunque la signora adesso se n'è andata e quindi i problemi non ce ne stanno. Finito un'altra Rilastil, questa qui l'avevo sospesa perché l'avevo iniziata dopo aver partorito e sì, 6 mesi dopo l'avevo iniziata. E poi l'ho sospesa e poi l'ho ripresa. Quando l'ho ripresa per finirla, in effetti, in questa crema aveva un profumo leggermente diverso da quello iniziale, però la consistenza era la stessa e i risultati che ho avuto sono sempre gli stessi, quindi comunque l'ho voluta finire perché era un'ottima crema. E questa serve per chi non lo sapesse, ma è storica per le smagliature, quindi aiuta molto le smagliature bianche e secche e vecchie a ricompattarsi un po' meglio e a fondersi meglio con la pelle, e fa sì che invece quelle rosse, quelle nuove, siano assolutamente cancellate. Se prese in tempo, infatti, questa crema è veramente efficace. Io ho trovato, vabbè, ho avuto fortuna perché subito dopo il parto non ho avuto smagliature di nessun tipo sulla pancia, e neanche sui fianchi, addome, ripeto, nulla di che, però, interno coscia, esterno coscia ce l'avevo già di mio, in quanto, nei tempi ho subito un dimagrimento eccessivo e veloce, che ha proprio rovinato le mie gambe, quindi da ventenne non ho fatto all'epoca una cura per ridimensionare queste smagliature e ne sto scontando gli effetti adesso, perché se avessi saputo che questa crema fosse stata così efficace, avrei sicuramente utilizzato questa crema anche 20 anni, e però quando cioè si sono verificate le mie smagliature, però vabbè, pazienza. In ogni caso aiuta moltissimo anche quelle vecchie ad essere un po' più levigate, quindi si vedono meno, si vedono in controluce, ma non più a rilievo come si vedevano prima. E ciclicamente mi sto ripromettendo di utilizzarla, nonostante io sia un personaggio pigro, perché d'inverno soprattutto l'idea solo l'idea di dovermi spalmare la crema, applicare la crema sul corpo, mi viene l'orticaria. E non solo, anche il tempo che perdo, perché comunque sono un tipo che è un po' lento di suo, cerca di fare tante cose insieme e la mattina vado sempre scappando. Quindi perdere tempo anche per l'applicazione della crema. Però è un tempo che non è sprecato, questo è.
Poi ho finito questo qui che è della Colistar collagene acido ialuronico previsto per il seno. È un booster previsto per il seno per dare compattezza al décolleté, idratazione e soprattutto sostenimento. Lo sostiene, sosterrebbe il seno meglio. È infatti un rassodante. Allora, l'azione del collagene e dell'acido ialuronico sono di per sé ottimi, ma non, secondo me non possono essere utilizzati da soli. Ci vuole sempre una crema, perché l'acido ialuronico, ad esempio, trattiene l'idratazione, sì, ma deve essere veicolato in qualche modo, quindi una crema di base ci deve essere sempre. Quindi questo qui comunque non lo utilizzavo semplicemente così come è, ma unito alla crema, in questo caso corpo che utilizzavo, oppure viso. Perché comunque io questo l'ho utilizzato anche per il viso, non è che mi fa male, voglio dire, è per migliorare lo stato delle palpebre, soprattutto quello che mi interessa, perché sì, ho anche rughe sulla fronte, ma quello che mi interessa sono le palpebre, in quanto non posso applicare bene l'eyeliner, il quale va a nascondersi tra le pieghette della palpebra ormai, quindi una linea bella lunga lunga non la posso fare, perché a un certo punto si spezza e va in basso. Allora dici, va bene, ma fallo in alto. No, praticamente va, anche se la facessi un po' più in alto, la riga semplicemente si va a nascondere tra le pieghe delle mie palpebra, e quindi è ritornata la signora. Sta facendo poesia di primavera oggi. Vabbè, però siamo quasi alla fine di, cioè siamo a metà giugno, dovrebbero essere pulizie estive. Comunque, detto questo, appunto si nascondeva questa benedetta linea, si nasconde tuttora, e non so come risolvere la situazione delle mie palpebre. Probabilmente devo accettare il fatto che comunque il decadimento è questo, quindi devo cambiare, e sto cambiando modalità di applicazione della riga di liner. La faccio molto più corta e così è. Però se riesco almeno a tamponare la situazione, tanto di guadagnato. E quindi questo acido qui, questo booster, faceva il suo. Applicato con una certa costanza, e dopo 3-4 mesi, secondo me, si vedono dei risultati non grandiosi, ripeto, non, nessuna crema è veramente miracolosa su queste cose, però un miglioramento c'era, è anche abbastanza tangibile. Adesso ne sto utilizzando un altro ancora meglio, in quanto ha una concentrazione di acido ialuronico veramente enorme, e quindi bastano soltanto pochissime gocce. Anche questo, di questo ne bastava poco, ma la quantità in esso contenuta non so quant'è, perché non si vede più all'interno del sito della Collister, ma era sicuramente di meno rispetto a quello che sto utilizzando adesso. Infatti, le modalità di uso di questo booster non era volto a essere utilizzato proprio con pochissime gocce. Sì, c'è il contagocce, non deve essere utilizzato in maniera massiccia, però diciamo che potevo abbondare un po' con questo prodotto, mentre con quello che ho, che è 15 ml, quindi praticamente questo è di 50 ml. Una goccia per questa parte, una goccina per questa, una goccina per questa e una goccina per questa parte, basta. Qui invece poteva abbondare un pochino di più, perché si capiva anche qual era, cioè lo si sentiva anche a livello di applicazione. Una goccia di quell'altro acido che sto utilizzando, acido ialuronico che sto utilizzando, e poi ne parlerò tanto. Proprio si vede come va a espandere, una goccia si va a espandere, quindi ha proprio una concentrazione piuttosto evidente di prodotto. Quindi mi durerà probabilmente di meno, perché sono 15 ml, questo invece dura davvero tantissimo, almeno 5-6 mesi, è utilizzato con una certa costanza e con una certa parsimonia, perché ribadisco, non ce ne vuole una goccia proprio così contata contata, però comunque non bisogna esagerare. Cioè non c'è necessità di esagerare. Purtroppo però questo prodotto qui non so perché io non lo vedo più sul sito della Colistar. Magari
Rivedo meglio, ma mi sembra di aver visto proprio pochi giorni fa che qualche cosa di questa linea degli attivi puri non c'è più in produzione e non è la prima volta che mi capita. Infatti, compro determinate cose della Polistar in offerta in una profumeria che però sicuramente sono, per esempio, già esposte all'interno di questa profumeria da un po' di tempo. Quindi magari li prendo in offerta quando, diciamo, sono passati più di 6 mesi da quando sono uscite dalla, diciamo, nuove di pacca dalla profumeria stessa e sono state esposte dalla profumeria stessa. Però io poi il tempo di smaltire la scorta, poi di aprire, di sigillare tutto e utilizzare, passerà magari altri 6 mesi, anche di più. E quando vado poi a ricontrollare il sito, quantomeno per avere un'idea dell'inci, per vedere come è, quali dovevano essere gli effetti e quali invece sono stati realmente su di me, quindi a fine utilizzo, e vedere anche quindi la presentazione di questo prodotto all'interno del sito, vedi che questo prodotto non c'è più. E non mi è capitato infatti soltanto, ripeto, con questo, ma anche con un latte spray che tempo fa io utilizzai per l'estate. Aveva una profumazione meravigliosa, non aveva un effetto particolarmente trattante perché comunque quell'idratazione durava massimo metà giornata ed era un bottiglione bello grande da 300 ml, era proprio un latte liquido, non c'era una consistenza cremosa e si spruzzava, quindi rinfrescava anche parecchio il corpo. Fatto sta che volevo anche capire quali dovevano essere gli effetti che il sito prometteva, volevo un po' rivedere meglio, non l'ho trovato da nessuna parte, quindi mi sta venendo il dubbio che dopo 2 o 3 anni, ciclicamente la Polistar produca altro e questi prodotti qui poi rimangano accantonati, il che secondo me è un grande peccato, perché se per esempio con questo prodotto io mi sono trovata bene, ho interesse a far sì che l'acido, che la linea degli attivi puri permanga ancora, ma soprattutto questo booster collagene più acido ialuronico. Mi sembra infatti di aver visto soltanto esposto, non esposto nel sito, soltanto il collagene da solo e l'acido ialuronico. Non lo so se è una questione di marketing. Però questo era completo, cioè non avevo necessità di prendermi il collagene da una parte, l'acido ialuronico, fare mix, cioè, sono tipo pratico, cerchiamo di fare tutto quanto e di accorpare di più i passaggi. E quindi comunque andando al succo del discorso, visto che sono già parecchi minuti che sto parlando di questo benedetto booster, dico che sicuramente appunto è efficace, peccato che da quello che ho capito io non c'è più, non lo producano più in questa versione. Ho aggiungere giusto una piccola postilla al discorso che avevo fatto per quanto riguarda il booster collagene più acido glicolico. Acido ialuronico della Collistar, sono andata a vedere sul sito, quindi sto registrando un po' dopo rispetto al video che stiamo vedendo, proprio perché sono andata apposta a controllare. E le luci sono anche diverse perché è passato un bel po' di tempo e se nel corso del video state vedendo sbalzi di luce varie è perché oggi il tempo è abbastanza incerto, quindi si passa da quando c'è molto sole a quando c'è nuvolo, ma queste sono cose che tutto sommato vi interessano marginalmente. Quello che volevo dire è che effettivamente all'interno del sito, se si va sotto la voce attivi puri, ci sono varie linee, vari prodotti della linea, tra cui uno spray molecolare all'acido ialuronico, lo spray molecolare al collagene, ci sono le boccette, ma solo nella versione di acido ialuronico, acido glicolico, omega 3, omega 6 e collagene, quindi separati. E costano 41 euro. Quando mi ricordo questi booster io li pagavo a prezzo pieno 38, però poi con qualche sconto, con qualche promozione, qualche offerta si potevano pagare pure fino a 32-33 euro. Quindi credo che sia come dico io, se non che poi sono andata a vedere sotto la voce speciale Colpo Perfetto che praticamente accorpa una serie di vari prodotti di varie tipologie che riguardano appunto la salute del corpo, quindi trattamenti come cellulite, scrub, docce, creme per il corpo e si vede
Questo booster in vendita a 37,50 euro, cioè l'originario prezzo, con quel formato a boccetta che ho fatto vedere io fino adesso. E credo che sia comunque sempre una rimanenza, perché delle linee nuove sono tutti riformulati con questo prezzo un po' più elevato a 41 euro. Quindi non so, io ecco la penso così. Credo che in circolazione ci siano soltanto delle rimanenze nelle varie profumerie, ma una nuova formulazione, secondo me, di questo booster non è stato fatto. Tutto qua. Poi ho finito anche questo balsamo qui, Sunsilk, stiamo finendo, senza parabeni, però comunque. A siliconi, tanti siliconi, dimeticone, amo dimeticone, eccetera. Comunque, con questo io avevo utilizzato anche uno simile. Questo qui è antirottura, quindi avrebbe dovuto dare più consistenza e più forza ai miei capelli, soprattutto renderli meno fragili. Mentre quello che avevo utilizzato prima doveva essere, non mi ricordo. Volume, forse non ricordo bene, era verde, mi ricordo soltanto questo. Comunque c'è il video, controllerò pure io per curiosità. Ma se lo dovessi vedere lo riconoscerei comunque. Il discorso è che allora io non lo so se è un discorso dei miei capelli, non, per me un balsamo equivale all'altro, cioè non è che vedo così tante differenze dall'uno all'altro. Per questo, secondo me, forse si tratta di qualità di questi balsami che sto acquistando, nel senso che sono più o meno simili. Anche quelli della Garnier non è che differiscono tanto da questi. E gli effetti sono praticamente gli stessi, cambiano i profumi, cambiano le consistenze, cambiano magari i tempi di posa perché alcuni sono un po' più liquidi, altri sono un po' più pastosi e quindi quelli più liquidi magari devono essere applicati meglio, bene e lasciarli un po' di più, mentre quelli pastosi, essendo abbastanza spessi e cremosi di loro, già avvolgono meglio subito il capello e quindi non hanno necessità di stare troppo tempo in posa. Io lascio aspettare 2 minuti, niente di me, non, niente di più. Ma ecco, una differenza in termini di resa sui capelli io non la vedo, nel senso che i miei capelli comunque sì, sono morbidi, sono malleabili e tutto, certo, assumono anche delle pieghe tutte loro perché sono anche molto lisci, insomma, ne subiscono anche gli effetti atmosferici e devo dire anche che non utilizzo un phon bello, potente, tale da garantirmi una bella piega. Ecco, io poi non è che sono così brava a farmela, perché questo è tutto un insieme, ma al di là di questo è proprio la consistenza dei capelli, la fibra più o meno è sempre quella stessa. Da un balsamo all'altro non trovo differenze notevoli. Quindi non so se per esempio devo passare a balsami, non so, da salone, quindi un po' più cari, ma che abbiano magari un'azione diversa, e quindi magari forse con quelli mi potrei rendere conto qual è la differenza, cioè che cosa fa veramente un balsamo, oppure se sono proprio i miei capelli che comunque hanno questa consistenza, hanno questa struttura, eppur mettendo la quantità che loro necessitano di balsamo, anche risciacquandoli, non si appesantiscono, però rimangono sempre così, insomma, non c'è una, non morbidissimi, non ispidi, quindi proprio normali, direi proprio, oserei dire normali. Ora c'è da dire pure che ho utilizzato uno shampoo diverso dal solito e che mi ha seccato molto le punte. Quindi quando io a un certo punto aspettavo il balsamo e non l'ho dati gotà che l'avevo ordinato e non stavo utilizzando nient'altro, ho notato sì, quello sì, che le punte erano più secche e più aride, ma perché non applicavo il balsamo e perché avevo utilizzato uno shampoo non particolarmente congeniale a me ed era da tantissimo tempo che non vedevo questa secchezza, proprio questo crespo, questo effetto crespo sulle punte. E questo shampoo, che invece ha semplicemente un'efficacia per i capelli grassi, di cui poi ne parlerò perché tanto è finito questo mese.
a giugno, cioè ha reso questi capelli abbastanza crespi, abbastanza secchi, e mentre qui alla cute andava tutto bene, e quasi quasi mi stava facendo questo effetto lanoso, questo effetto crespo, perché probabilmente ha seccato troppo le punte. Quindi quando non utilizzavo il balsamo, effettivamente la differenza l'ho notata. E poi ho finito, stiamo finendo, finalmente va bene, una confezione di cotoni, di dischetti di cotone, non di cotoni, della Eurospin, marca Fior di Magnolia, 120 dischetti, costano 99 centesimi, ottimi. Le utilizzo veramente per tante cose e so che pure non perdono pelucchi, persino anche di fretta. Se per esempio mi trovo fuori, devo fare un cambio pannolino, utilizzo questi dischetti imbevuti solo di acqua perché non voglio utilizzare delle salviette, nemmeno quelle più delicate adatte per i bambini. No, preferisco acqua e basta. E quando sono di fretta, poi quando ritorniamo lo lavo meglio il bambino. Ecco, posso utilizzare con tranquillità questi dischetti che sono anche pratici e comodi da portare appresso senza la paura di vedermi pelucchi e residui sulla pelle. Perché non perdono assolutamente pelo, sono molto consistenti, ma non sono nemmeno ruvidi, assorbono il giusto, sono morbidi il giusto, sono perfetti, hanno una trama perfetta. Quindi li compro e li ricompro perché sono buoni. E poi ho finito, ho soltanto questa, la scatola, la spugnetta della Real Techniques, perché la spugna io non so che fine abbia fatto. C'è mio figlio che si è messo a giocare un giorno con questi prodotti vuoti che io comunque pulisco sempre, ripulisco, che non si sa mai da chi vengono appunto toccati, e io questa spugna non la trovo più. L'ho cercata pure tra i suoi giocattoli, non la trovo più questa spugna. E l'avevo anche quella ripulita, però quella era una spugna vecchia con dei batteri, comunque anche se ripulita, sempre batteri ce li ha. E però c'è da dire pure che non può vivere solo nella sterilità perché adesso sta andando all'asilo e quindi non so con quanti batteri lui entrerà in contatto, ovviamente. Però comunque questa la spugnetta io a un certo punto l'ho dovuta sostituire, sia perché si stava ormai sfaldando un po', comunque mi è durata 3 mesi buoni. È assolutamente secondo me una valida alternativa alle beauty blender, ma anche vedevo che appunto stava perdendo la sua efficacia, la sua performance, perché si puliva con più difficoltà. Adesso che ne sto utilizzando un'altra nuova uguale a questa, si pulisce con una facilità estrema, ci vuole un proprio poco, mentre più vecchie sono, più fai fatica a pulirle. Quindi, siccome stavo facendo veramente un po' di tempo in più a pulire, ho capito che ormai stava dando i segni di usura. E poi finalmente posso parlare di questa maschera, cioè finalmente nel senso che è l'ultimo prodotto, questa maschera della Wycon, maschera occhi illuminante anti borse. Questa è una maschera veramente efficace, ma secondo me l'efficacia ce l'abbiamo immediata. Quindi, se per esempio si ha a che fare con una si ha davanti una giornata intensa, anche una cerimonia, o comunque bisogna stare fuori per lavoro per tanto tempo e per tante ore, e si vuole comunque avere un aspetto il più possibile riposato, questa maschera fatta di mattina, secondo me, assicura uno sguardo abbastanza disteso, un contorno occhi abbastanza idratato. Io la sera l'ho notato molto molto meno segnato rispetto a quanto normalmente può accadere quando sto fuori per un bel po' di tempo, ritorno, che ne so, dalle 8 alle 5, quindi alle 5 di pomeriggio ritorno a casa e vedo come il contorno occhi di solito è un po' segnato, è un po' disidratato, magari perché fuori ho preso troppo caldo, ho preso troppo freddo, comunque si è depositato del correttore tra le rughette, man mano che il correttore si seccava, man mano che l'effetto della crema idratante andava sbiadendo. Invece con questa maschera qua, tempo di posa 15 minuti, se si riesce a stare di più è meglio. Vedevo come il contorno occhi risultava anche a distanza di parecchie ore meglio, migliore, ecco, non particolarmente segnato. Qua dice che è calmante, camomilla e calendula, ce ne stanno varie, ce n'erano fino a qualche tempo fa quantomeno, costano 3 euro e qualcosa, penso meno di 4 euro comunque. C'è qualche estratto anche, quindi qualche attivo, non sono proprio
malvagissime, ma non sono nemmeno tutta questa cosazza in termini di naturalezza, c'è sempre un prodotto sintetico, però insomma una loro efficacia la fanno per il prezzo che hanno, secondo me onestissime. E quindi sono state recensite bene da Laura Ferosi all'83, che saluto se magari si trova a passare da queste parti. Devo dire, vabbè, ma le ho sentite recensite bene anche altrove, quindi insomma, ho voluto testare e non me ne sono pentita. E ho finito finalmente. Penso di aver fatto un video abbastanza lungo, ma pazienza, finalmente l'ho finito e sono contenta. Anche perché così io tengo sempre traccia di quello che finisco, di come mi sono trovata, e registrare i video alla fine è sempre uno svago per me, quindi ce l'avevo in progetto da tanto tempo e adesso posso togliermelo davanti. Grazie.